Ragazzi? Che? Ho avuto la stessa sensazione che hai detto tu. L'altra volta? Cioè? Ma lo giuro. Ma cioè? Tipo fischio e orecchie tappate, ma tutte e due. Mi è tipo girata la testa, ma io non mi sono né mossa. Le stesse cose mie dell'altra volta, identiche. Infatti ho detto, oh mio Dio, e allora mi sono un attimo tenuta. Poi le stesse sensazioni che ho avuto io in cucina. Come tipo no, aspetta. Però non mi sono né mossa né. A me adesso? Sì. No, ma è stato tipo questione di 40 secondi. Questo è dove ci sono gli specchi. Traballa sto pavimento, ragazzi. Traballa sto pavimento. Cri. Ma siamo sui fianchi, molle. Mauri. Mauri, era basso, ma ha detto Mauri. Ho sentito lì. Ha detto proprio Mauri, così. Ma l'ho sentito prima. Sono tutti gli specchi qua. Sì. C'è qualcuno che può uscire fuori? Oh mamma, che brutto qua. Io mi metto qua, che dovrebbe essere una colonna, una cosa portante, no? Mi sa che in questo posto non c'è niente di importante. C'è qualcuno che si può far sentire decisamente qua? Dove vi nascondete? Un attimo. Si è venuto un po' di nuovo, sono due. Sotto? Sì. Però non lo so. Io voglio sapere dove vi nascondete. Voi non l'avete sentito? No. Che cosa? Che cosa? Io ho detto, voglio sapere dove vi nascondete. Si sentiva male. Cioè come se fosse rotolassi qualcosa. Sei in questa stanza? Vieni. Vieni, anch'io vieni. Ho capito, vieni. Allora, chiedi tu. Andiamo. Forse un barcoglio. No, è tutto buio. Mi hai detto di venire qua, siamo qua. Cri. Oh. Fuori. Tieni capito? Io ho capito fuori. Porca puttana! Ma se toccaci così capiamo che sei qua. Vuoi giocare? Sì, vogliamo giocare. Sì, ma stai calmo. No. No, perché sembra sempre che sei aggressivo. Cosa vuoi che giochiamo? Ma che cosa vuoi giocare? Io ho l'ansia però qui, Cristiana. Cosa c'è, Mauri? Sembrato tipo un canto, non ne so. Di chi sei converso? Sapete cosa mi lascia perplesso? Mm. Sei un po' in ansia. Sì. Non so se per pavimento o altro. Però stai usando le stesse cose mie dell'altra volta. Sì. Le stesse robe. Pietra, voce, orecchie. So che ho fatto 1-1-1, l'altra volta mi ha fatto olive. Però ti ha anche toccato qualcosa? Sì, l'altro sì. Nessuno ha toccato nessuno adesso. Però prima ho messo quella roba, la luce. No, ma io adesso non ho la, cioè qua ho l'ansia perché ho paura di cadere di sotto, ma però la sensazione prima è stata bruttissima. Non ho capito niente per un attimino, infatti ero lì che guardavo il vuoto. Ho detto, oh mio Dio. Riprenditi, non ho sentito nulla, è come se qualcuno mi mettesse le mani così e mi girasse la testa.
che quando appunto ti tappi le orecchie non senti, senti appunto, non senti bene. Dove vi nascondete? Dai, vogliamo vogliamo giocare con voi? Forza! Io all'università della volta scorsa, adesso questo non è una roba paranormale, ma ho un fastidio a respirare, perché mi brucia quasi le narici talmente sento l'odore del cemento, della polvere che sento qua che dentro. Che marcia, sì. Davvero, mi dà proprio fastidio. Infatti diciamo prima c'era una puzza di marcia, di... Non so. Potete venire dove siamo noi, che vogliamo giocare insieme a voi? Ci siamo. Ah, ci siete? E dove siete? Qua, qua. Ma qua dove? Ci dite solo dove dobbiamo venire? Mi stavi riprendendo? Ho ripreso, sì. Ve lo giuro, si è mossa da sola. Cazzo, non stavo riprendendo. Ve lo giuro, si è mossa da sola. Io non sto riprendendo perché ti vedo. Ma cos'hai? Mi c'era la testa. È come l'altra volta, raga. Puoi uscire? No. Ma stai piangendo? No. No, no. Sai che la mattina volta meglio uscire perché dico per lei io mi sono sentito meglio uscendo prima, l'altra volta. Ho dei giramenti di testa che non capisco più niente. Questo vuol dire non capisci più niente. Mi inizia a girare la testa, come quando uno si alza velocemente, tipo, ma io sono ferma qua, non sto facendo niente. Mi è di nuovo girata la testa, infatti mi sono appoggiata qua perché ho detto aspetta, cioè siamo fermi. Non capisco, inizia a farmi male la testa, non so per quale ragione. Proprio qua. Un rumore incredibile di là. Veramente. Non l'hai sentito? No. No, io no. Sì. Non ci ho fatto caso. Io ti vedo molto provata. Sì, ma io adesso non è che voglio dire nulla, ve lo giuro. Io qui ve lo giuro. Io non l'ho ripreso. Ero così io. Io sento un rumore incredibile. Ero così. Mentre lei si sta. E infatti male. Io stavo riprendendo Claudia. Tu l'hai ripresa? Sì, l'ho ripresa. Ah, ok. Dal 99 su 100 l'ho ripresa. Vi giuro, io con questa mano qua riprendevo Claudia. Qui ero con questo perché stavo parlando. Si è mossa questa quando tu stavi chiedendo lei. Ma si è mossa. Poi magari è solo instabilità, ma si è mossa tanto. No. Tanto, pesante, no, ma c'è da fare. Fatto. No, no, ma l'ho vista. L'ho vista muoversi. Ma non pensavo l'avesse colpita. Perché era colpa dell'occhio, vero? Tu non stai riprendendo? No, io ero già preoccupato che l'ho vista. Ma muova giù la tengo. Puoi scendere a prendere un boccato d'aria? No, perché se va così capace che vai giù di botto. No, madonna, addirittura. Ma c'è qualche entità che sta prendendo energie da Claudia? Sì. Mamma mia, come l'ha detto. Perché da Claudia? Eh? Ragazzi. Cosa c'è? Rumore. Forte. Adesso io non so se sono vattato, ma vi giuro. No, ma anche prima. Ma forte! Forte che voi non avete sentito? Ho sentito, ma fortissimo anche prima. Comunque il K2 si sta continuando a illuminare. Sì. Comunque hanno detto sì, Sì. Sì, proprio. Perché stai prendendo energia da Claudia? Ho chiesto perché stai prendendo energia da Claudia, diccelo. Subito ha detto no. Invece io ti ordino di dircelo. Non
da qua però. Io? No, di là, vero? Fischiettando con questo strillo. Mi sembra più di là meno. Un cortile disperato. Cioè sì. Disperato che singhiozza. Grazie, che vengo. Meglio. Ah sì, c'è un uccello. Ho visto passare una cosa dietro Kevin e ho detto ma che cavolo è? Qui non so se sia una roba strana o meno, però è paradossale che stai provando le stesse sensazioni della tua volta. No, ma è come se qualcuno entra in questa casa e questa energia o queste energie sceglie qualcuno. Però non è una cosa, cioè io adesso non mi sento male. Sì, ma a me sembrava stesse piangendo quasi. Ma tu immaginati, ad un certo punto ti gira la testa come per almeno 30 secondi. Ma è come me la torta, prima che io anche la torta dicevo, vuoi continuare? Sì, non lo so, aspettate, perché mi sentivo male, poi meglio, poi male, poi meglio, poi male, sono andato al punto che ho detto non ce la faccio più, devo uscire perché non riuscivo più a respirare. E poi camminando nel vialetto mi sono sentito meglio lì. Ma proprio una questione di aria addosso mi sono sentito meglio, quando mi allontanavo. Allontanandomi mi sono sentito meglio. Cioè, non capisco. Però a me è stato proprio un peggiorare continuo, sincero. Una sensazione che non avevo mai provato. Sì, sì, ma l'altra volta tu eri messo male. Mamma mia. Si chiamava. Sì. Allora, diteci chi c'è qua. E che cosa vuole? Perché prendi la mia energia? Il tuo nome, vogliamo sapere chi è che sta prendendo l'energia da Claudia. Comunque vi giuro, sta porta qua si è mossa. Io l'ho proprio vista bene, ero qua. Si è mossa tanto. Dove ci stai aspettando? Su. Io continuo a capire su. Anche tu hai capito su? Ok, ma noi su non possiamo venire perché o vuole facendo su per far capitare qualcosa. Prova tutto qua. Venite voi qua. Venite voi qua. Io sono qua. Ok, è un ordine, venite qua. Io sono qua. Ok, venite qua e palesatevi qua allora. Fatevi vedere e fatevi sentire. Ma ce l'avete con Claudia? Perché ce l'avete con me? Le voci brutte so. No, però penso che devi morire qua. Sei nel corridoio di là? È brutto quel corridoio. Ma non è un corridoio. Come no? È un corridoio. Punta una stanza che si affaccia da quello grosso. No, è una stanza.